Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nuovo video finalmente, anche perché una settimana è trascorsa ormai dall'ultimo mio caricamento e quindi ho detto no, non va bene, tocca continuare a fare video assolutamente per coloro i quali mi seguono costantemente, eh? Sembra una filastrocca. Bene, allora, come avete potuto leggere dal titolo, vi porto questa confezione qui. Di giratina uscita da poco in commercio. Vi faccio vedere il fronte e il retro, ma non voglio soffermarmi molto perché voglio fare video corti ma concentrati, nel senso degni. No, un attimo, solo che è incollato alla grande, a quanto sembra. Veramente video corti ma decisi, nel senso che comunque sia basta chiacchiere, che avete anche ragione. Per due o tre bustine, 10 minuti di video sono veramente troppi. Ecco, quindi mi sta facendo anche storia. Vabbè, rompo un po' tutto perché non conservo più nulla dei Pokémon, come magari alcuni di voi fanno, conservano le bustine, eccetera. Tiro fuori. L'ho acquistato questa mattina presso GameStop, poi lascerò il prezzo ben evidente sul... ecco, si è spostata anche la videocamera. Lascerò il prezzo in descrizione. Vi faccio vedere cosa troviamo. Qui ci sono delle carte promozionali. Come al solito, non mi metto a fuoco questa videocamera, cosa che invece ha fatto, ecco, un'altra volta, ecco, in alto il vetril per pulire la stanza, perché ovviamente va fatto ogni tanto. Andiamo un po'. Allora, che ci porta questa confezione? Spero mi metta tutto a fuoco. Eccola qua, bellissima la monetina di Groudon raffigurato. Per coloro che giocano e si divertono allo stesso tempo, eccola qui, Karen promozionale, la XY177, e la carta che a noi interessa di più è Gelatina, Giratina, Giratina, promo, la XY184. Molto bella come carta, lo devo ammettere. Non pensavo fosse così, veramente. Molto molto bella, ho sempre visto la carta nelle piccole iconcine che troviamo nei siti online di vendita appunto di carte. Va bene, ci porta tre bustine di evoluzioni, eccole qui, ma non mi voglio soffermare più di tanto perché ormai ne conosciamo tutti quanti, anzi la conosciamo tutti quanti questa espansione. Non faccio neanche il trick, ma come al solito e come sempre vi lascio il codice per coloro che giocano, è il massimo di questa per aver guardato il video, insomma, ecco. Allora, molto bene perché finalmente in Italia. Oh, bella questa energia reverse di fuoco! Finalmente in Italia ci tengono. Oh, anche un Chansey Foil! Molto, molto bene. Dicevo, in Italia ultimamente ci danno delle confezioni speciali con bustine veramente arretrate, ma finalmente no. Questa volta non è il caso. Oh, accidenti, un altro Pikachu. Va bene, vedo già qualcosa, spero sia veramente qualcosa di potente, che degna di nota, perché questo set mi piace molto, anche se non ho... Oh, un'altra energia reverse, vediamo un po' che ci abbiamo qui. Ah, un Mega Pidgeotex! Incredibile, va bene, era sigillata la confezione, come avete potuto constatare. Sin dall'inizio, molto bene. Un Mega Pidgeot Ekesi. Ora vi faccio vedere molto rapidamente anche il resto della bustina e il codice. Bene, molto bene. Poi l'ultima bustina di questa confezione, chiamiamola confezione speciale. Ripeto, acquistata presso GameStop al prezzo di 15,98 euro. Dai, lo dico anche qui. Growlithe Reverse. E un Arcanine come rara, molto 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 bene, non ci possiamo lamentare, veramente un consiglio del professor Oak e un codice, ma fermi tutti, sembrava vero? Eccoli qui, anche tre bustine ho acquistato sempre del set evoluzioni in edicola questa volta. Vediamo un po' che cosa trovo. Il fogliettino è di febbraio 2017, sì, sono le bustine che sono uscite da poco in edicola, quindi per coloro i quali non hanno ancora avuto modo di
di trovare questi foglietti per chi fa collezione. Ecco, andate, passate in edicola che li trovate. Vediamo un po'. Ah, questo si apre in questa maniera. Molto bene. Vediamo un po'. Sempre solita cosa. Non faccio il trick, ma mi devi mettere in... Non ci fa lo zoom, o come si chiama, il focus. Che strazio. Ecco fatto. Ah, vedo ancora qualcosina alla bash. Allora, vediamo un po', perché io sono alla ricerca dei Charizard, un Drowsy Reverse e la rara, un Pidgeot Poolart, incredibile ragazzi, questo Pidgeot molto molto carino. Che tempi, mi ricordano veramente le prime carte uscite in commercio nel lontano 1998, dove appunto c'erano un paio di queste carte riproposte. Un bel Pidgeot Reverse. Latte, o rata segreta, come volete, preferite, ultra, che alcuni di voi mi hanno ripreso su questa storia. Un po', un'altra bustina, si vede? Però non ho messo a fuoco. Ancora sì, bisogna aggiustare e fare così per far vedere. Oh, attenzione, un Nidoking Turbo. Bello questo Nidoking Turbo, veramente spettacolare. Guarda che aria minacciosa. Bello. E un Dewgong come rara. Ora metto subito in sleeve questo bellissimo Nidoking Turbo. Il codice, come al sempre, ve lo regalo. Però prima fatemi prendere questo Nidoking. Lo metto subito in sleeve, perché queste carte andranno al miglior collezionista offerente. Collezionista offerente, su eBay, eh. Poi, ultima bustina con Mega Charizard Y. Vediamo un po' che cosa ci racconta. Ecco, ho messo anche a fuoco. Ma non vedo nulla di buono. Charmander, un Machoke Reverse e un Ductrio, come rara. Beh, non si può avere sempre, ecco, le carte super potenti e ricercate. Tenacia di Brock e il codice. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un po' sottotono perché in realtà non mi sento molto bene. Forse qualche influenza arriva, è in porto. Spero che comunque sia vi sia piaciuto. E niente, io al prossimo video spero che venga. Mamma, questo spero. Che brutto, infatti me lo scrivo. Questo è il video dello spero. Arriverà prima possibile, veramente, ragazzi. Mi piace il vostro veramente conforto, tra virgolette, che mi apprezzate per quello che sono, che non è da poco. Un abbraccio a tutti quanti, un buon proseguimento e al prossimo video. Ciao ragazzi!